Allora, buongiorno, buonasera. Oggi è il 21 settembre 2021. Siamo tornati su questo canale. Io ieri ero in trasferta. In realtà ho fatto due trasferte su altri canali, parlando di cose completamente diverse. Saluto tutti. Saluto soprattutto appunto Canno TV e Alienology, dove con cui ieri ho fatto una discussione su Dagom, la potete trovare sui loro canali, quindi Canno TV e Alienology, dove mi hanno invitato come persona anziana, esperta ai giovani, no, nel senso che ovviamente non come esperto, io non sono esperto di niente, nel senso cioè, alcuni, cioè, leggo Dago da più di 20 anni, questa è la mia fase di espertise, ecco. Quindi l'unica mia, è una passione che ho già ho più da 20 anni, ma anche da Natandello lo leggo, sì, anche questo lo leggo da tanti anni. Non sempre fedelmente, Dago, soprattutto quello di Wood e Salinas e Gomez, insomma, i numeri storici. Ce l'avevo anche tutti, poi li ho persi. Mi sono perso queste storie, quindi se vi interessa, vabbè, mi fa piacere parlare di Dago, mi fa piacere che appunto anche loro si siano convertiti, come quei santoni appaiono in TV. Io converto nella legge di Dago. No, vabbè, scherzo. Ovviamente, no, mi fa piacere, non, vi assicuro, non lavoro, non ho, cioè, qualsiasi fumetto compro è solo di Dago, ne parlo da tanto tempo perché, appunto, come ho già detto ieri, è un fumetto che secondo me è un bellissimo fumetto, anche se capisco, come dicevo ieri, che a molti può non piacere, ecco, perché non è nel classico fumetto Bonelli buono, cattivo. Ho visto anche il video di Moreno Burattini che. Sì, mi ha anche risposto, ma non, cioè lui me la deve, magari gli farò una risposta, però vabbè, nel senso, comunque ringrazio perché Moreno Burattini è sempre molto disponibile, anche se dovrei dire delle cose sul Dago, sì, sullo Zagor, classic Zagor, però oggi parliamo di Nathan Never, che questo seguo da, boh, dagli anni, dai primi numeri, perché è ovvio che io quando uscì il primo Nathan Never c'ero già ed ero già bello grandicello. Quando uscì negli anni 90, mi sembra, ma no, non sono un Nathan Neveriano. Quindi Nathan Never, numero 364, dopo le uscite estive che ci siamo un po' sbizzarriti con i nuovi effetti e gli special. In realtà ho comprato oggi, ho fatto spese, ho comprato Superman e Nathan Never. Questo bello, insomma, questo è veramente. Questo è il classico. Comunque è la storia che mi ha lasciato un po'. Capisco che a molti non piacerà. Ecco, sono sicuro che è un numero che avrà molte recensioni negative. Ne sono quasi sicuro. Ma entriamo. Beh, questa è la mitica frontespizio di Nathan Never. I disegni sono di Rao. Io Morgan Lost l'ho abbandonato e va bene. E va bene perché lo bada, perché non si può leggere tutto, sarà troppa roba. Troppa roba. E poi appunto io costa, nel senso che tutto, leggere tutto è anche un costo, insomma. Quindi proseguo per i vecchi classici. Allora, i disegni sono di Rao, Rosario Rao. Tra l'altro avevo uno studente, ma non credo sia lui, ma penso di no. Ho avuto uno studente che si chiamava Rao, ma tanti anni fa, ormai tanti anni fa. Oh, no, è un nome che non c'entra niente. Che è molto bravo, molto bravo. I disegni sono molto belli. I disegni sono piaciuti. Sono veramente. Sono veramente fatti bene. Fatti bene, cioè, dal punto di vista grafico. È fatta veramente bene, cioè, anche le copertine della stirpe di Erlang che ha fatto lui sono molto belle. Non so se ora non ce l'ho qui, ma la stirpe di Erlang è uscita che era la zona X di Martin Mystery e ne sono uscite tre ristampe. Con l'unica cosa, no, la cosa che dico alla Bonelli è che non si sa quando escono queste ristampe, cioè non si sa se cioè, la stirpe di Erlang esce a sorpresa, sa, surprise Natale. Sotto il lato ti trovi il quarto, quindi sono ormai forse 2 anni che escono queste stirpe di Ela. E
la copertina è di Giardo, copertina spettacolare, quindi dal punto di vista grafico penso che non ci sia nulla da dire su questo numero. I testi sono di Medda e è una storia molto metastoria, è una storia sul meta, il meta, tutto meta, tutto meta, meta fumetto, meta teatro. Allora, è la classica storia, non voglio spoilerare, che Martin Mister, che ho abbandonato per Martin Mister, l'ho abbandonato, abbandonato Martin Mister, ma tagliare perché tutto non si può leggere. Poi, onestamente, tra i Martin Mister, questo mi costa 4,90 euro, questa è una cosa. Dicevo, no, Nathan Neve si trova in una situazione chiusa, in una zona, cioè, sono i classici schemi del racconto che Medda utilizza, e infatti poi cita le tecniche narrative, è un po' una riflessione dello sceneggiatore su se stesso, che può risultare anche un po' pesante per il lettore di fumetti, perché c'è molto da leggere, c'è molto da... Non è un fumetto che scorre bene, anche perché dopo una prima scena di duello, è tipo una zona stanza chiusa, la stessa situazione poi di Shining, no? Un posto isolato dove si trovano 4-5 persone e che gli salta il pippolino. E quindi sono completamente isolate, una in balia dell'altra. Quindi cosa succede quando i freni inibitori, faccio vedere la penna perché quando dico inibitori, la penna della civiltà vengono meno. È ovvio che noi nella civiltà con... È ovvio che cioè, se uno mi sta antipatico, prima che lo prenda a ceffoni, cioè, ci sono dei freni perché poi mi arrestano, mentre in una situazione fuori controllo dove i rapporti sono puramente umani e così, è ovvio che questa è una storia psicologica in parte, dove ci sono varie figure che ho. Una sorta di industria farmaceutica ha assunto Nathan Never per seguire un viaggio spaziale. Ricorda alla lontana anche addirittura 2001 Odissea dello spazio, non so, sì, anche se qui l'intelligenza artificiale non c'è. È una situazione molto giallistica, in realtà è molto giallistica, nel senso quando c'è un posto isolato dove un assassino è. Ora, io non vi voglio spoilerare. E ci sono le tecniche narrative che vengono, ovviamente qui è un po' di spiegone. Quindi si trova una situazione con persone che escono fuori di testa perché è fuoriuscito un gas che li ha un po' mandati nel pallone e che quindi scatena tutte le loro pulsioni più nascoste. Qui addirittura Medda, che ovviamente per il Nathan Never trovo un amico scrittore che fa epica, anch'io alle medie, potrei utilizzare queste cose, questa pagina mi potrebbe essere utile per epica, perché gli cita le tecniche narrative, quando l'eroe prima rifiuta e poi accetta, anche qui Nathan Never prima rifiuta, in realtà qui sì, questo, dov'è? Questo che in realtà è Medda, suppongo. Sta spiegando, è come se lo scrittore spiegasse al suo personaggio perché si deve andare a prendere un sacco di botte su questa astronave, cioè sei l'eroe e ti devi prendere un fracco di botte. È molto intelligente la cosa, però ai fini del racconto potrebbe essere un po' pesante. Io un po' mi ci sono divertito, ma io sono un professore italiano, quindi sulle cose su cui mi diverto io, non tutti, cioè sempre vista la relatività delle cose. Quindi qui appunto gli spiega appunto Ulisse che cerca di non andare alla guerra di Troia e poi ci deve andare. Addirittura siamo partiti da Ulisse e Palamede. No, tipo le tecniche narrative della scuola Holden. Io non credo nelle tecniche narrative, onestamente. Non ci credo, non credo che nessun grande scrittore abbia usato tecniche narrative. Cioè le ha usate, ma diceva Leopardi. Quando si comincia a usare queste tecniche, cioè, la scrittura già perde qualcosa, perché Omero le usava tutte senza sapere di usarle. In Omero, nell'Odissea, trovate tutti i generi letterari, il romanzo giallo, il racconto horror, il ciclope è un racconto horror, d'avventura, spy, tutto uscito, cioè nell'Iliade e l'Odissea trovate in germe tutto quanto è stato sviluppato.
Romero usava queste cose. Questo è quello che dice Leopardi, mi sa. E va bene, quindi si cita addirittura Gandalf, il Signore degli Anelli, cioè tutte le tecniche narrative, o Frodo, Gandalf, che è ovvio che chi fa sceneggiatore, fa lo sceneggiatore, usa delle tecniche narrative. Qui Medda si è divertito a fare una storia sul creare storie, che può essere interessante per chi si occupa di letteratura. Per uno che voleva leggersi un fumetto, può essere molto pesante, qui addirittura si cita Mazinga, Mazinga e Gold. Questi si mettono a giocare mentre dovevano guardare, insomma, vabbè, tutte le casistiche che ci possono essere nei rapporti umani di lavoro che poi tutti abbiamo nella vita reale, e niente. E quindi ve lo lascio un po' scoprire. Vi dico, la storia procede molto, cioè molto psicologica, vengono delineati tutti i personaggi, però il problema, caro Medda, te lo dico francamente, in un romanzo hai pagine e pagine per delineare la psicologia di un personaggio, in un fumetto la puoi solo abbozzare, e quindi queste figure rimangono purtroppo abbozzate a mezzo. È un po' come gli incompiuti di Michelangelo, cioè per fare una storia di questo tipo ci sarebbe voluto un fumetto di del doppio delle pagine, perché tutti questi personaggi rimangono un po' abbozzati e poi non dico tirati via, ma è ovvio che in un fumetto non puoi fare. Non può fare come Proust la recherche dell'analisi psicologica dei personaggi. È un fumetto che mi è piaciuto, non mi è piaciuto, ma a me è piaciuto, ma i miei gusti, nel senso, ovviamente l'ho trovato una storia molto lenta, e non vi spoilerò il finale, vabbè, niente di trascendentale, nel senso, non è. È una storia, secondo me, si chiamano storie cuscinetto. Dopo le varie saghe, vediamo che c'è il mese prossimo. Nathan Neve, Memorie di un assassino. Secondo me sono quelle storie dove, dopo una serie, ora questa era di due volumi, ma comunque sempre una miniserie, ci metti, ora io non so se iniziare una serie, però sono quelle storie un po' dove comunque fai riposare il personaggio, secondo me. Questa è un po' la mia idea di questa storia. Secondo me, ma a molti non piacerà. A me è piaciuta, non dico mi ha fatto impazzire, ecco, però per chi lo comprasse in edicola, cioè, preparate una storia con molto script, è una storia molto letteraria, nel senso si fa una serie di citazioni, il locale chiuso, rimasto chiuso, personaggi che si affrontano tra di loro, con tutte le loro, il passato che ritorna in ciascuno. Però per fare questa storia, secondo me, sarebbe occorso un fumetto molto più grande. Ma qui la chiudo. Cioè, ecco, se andate in edicola, non è una storia. Sì, c'è una scazzottata, ma due scazzottate, ma tutto il resto è una storia psicologica. Detto questo, vi saluto, Cusai Bar, e cercherò di rispondere a tutti i commenti. Saluto i nuovi iscritti, che ho visto poi addirittura due o tre iscritti. Strano. Oh no, scherzo, saluto tutti, ma saluto gli aficionados e niente, vi auguro buona serata, io poi andrò a letto presto, devo anche alzare 5, quindi poi la mattina, poi devo anche lavorare, so questa cosa, che poi mi chiedo, ma con il lavoro, cioè lavorando ed essere sempre senza soldi, è una cosa che non mi torna. Cioè, uno vede, se non lavori sei senza soldi, ma anche lavorando si rimane senza soldi. Dice, vabbè, te compri fumetti? Sì, io compro fumetti, ma tante altre cose non me le compro, perché ovviamente tu nella vita, nel senso, io mi compro fumetti e non mi compro, che ne so, non vado al ristorante, sì, qualche volta mi tocca andare a portarci parecchio, però nel senso che, vabbè. Quindi per questo a volte devo tagliare dei fumetti, anche dispiacendomi, perché Martin Mystery non è che lo taglia, però se devo scegliere tra Martin Mystery e la ristampa di Super Bestseller, questa che è arrivata al numero 9, ci ho fatto un video recentemente, questa merita, merita perché per me merita, poi per gli altri facciano un po' come gli pare. Sono i fumetti anni 80, i mitici anni 80, sono di quegli anni, e quindi vi saluto.